Che Tamron faccia sul serio oramai si è capito. Sono anni che Tamron tiene fuori ottiche di pregevole fattura, dall'ottima qualità, e a quanto pare non si sta assolutamente fermando. Infatti è rumor di qualche giorno fa che Tamron stia sviluppando una nuova versione di una lente, anche mi sembra abbastanza apprezzata dagli fruitori Sony, il 28-75mm f2.8. Quindi in arrivo entro l'anno, a quanto pare, questa nuova versione. Non si sa nulla di più, una buona lente con un buono zoom, ha soprattutto un buon prezzo, visto che già la prima versione si può trovare a, diciamo, sostanzialmente meno di quello che non si possa acquistare il già buono 24-70 G Master. Ma quello che mi ha lasciato veramente a bocca aperta è l'annuncio dello sviluppo di uno zoom, di quelli per i viaggi potremmo definirli, davvero molto interessante. Il 35 mm, 35-150 mm, ma f2.8. Sì, uno zoom, a quanto pare anche abbastanza generoso, con un diaframma che va da 2 a 2.8, quindi andiamo ben oltre anche la luminosità che normalmente a cui siamo normalmente abituati su uno zoom, la luminosità massima, perché comunque quello che possiamo vedere come diaframma massimo d'apertura è f2.8, difficilmente solo Canon insomma si è avvicinata con i suoi zoom f2. Quindi Tamron sta sviluppando questa nuova lente che appunto dovrebbe arrivare entro fine anno. Compatibile con Tamron Utility, quindi con il suo cavo adattatore apposito sarà possibile aggiornare il firmware, ci saranno anche dei punti di messa a fuoco, dei preset di messa a fuoco, quindi una serie comunque di funzioni molto interessanti legate appunto a questa lente. Naturalmente non si sa ancora nulla, quindi non si sa il prezzo, non si sa disponibilità, non si sa niente, se non che ovviamente sarà un attimino ingombrante visto comunque la luminosità di questa lente, però la trovo veramente molto interessante perché pone effettivamente dei nuovi limiti a quelle che sono le lenti luminose insomma disponibili per Sony. È un'informazione, una notizia che tenevo insomma in qualche modo a riferire, uno di quei rumor, ma neanche tanto rumor visto che le cose sono abbastanza ufficiali, sono dichiarate appunto da Tamron, quindi novità estive. Fatemi sapere cosa ne pensate, anche perché io credo che i cosiddetti zoom tuttofare, quegli zoom per i traveler, per i viaggiatori, quelli che insomma si portano dietro una sola lente, purtroppo hanno quasi sempre l'enorme, gigantesco difetto di essere particolarmente bui, particolarmente poco luminosi, quindi si parla sempre di ottiche 3.5 e 5.6, ovviamente anche compatte, e sicuramente la compattezza è una cosa molto importante soprattutto quando si viaggia, però sappiamo benissimo che lavorare con diaframmi così chiusi da 3.5 e 5.6 significa fotografare praticamente di giorno o di sera, però dotati comunque di un treppiede o qualcosa per stabilizzare comunque il nostro scatto e comunque fare delle lunghe esposizioni. In questo caso un f2.8 ci fa pensare che si può lavorare con una luminosità sicuramente inferiore. Ovviamente a 150 mm comincia a essere un po' difficoltoso lavorare a mano libera di sera anche 2.8, però insomma se c'è una buona luminosità magari non in piena notte sicuramente un risultato si può portare a casa, quindi un nuovo punto di vista per chi vuole un'ottica, uno zoom tutto fare. Poi il 35 mm di base è molto interessante, non è un 28, non è un 24, ma è sicuramente un'ampiezza sufficiente, quella di un 35 mm per poter lavorare anche a distanze non enormi, anzi a distanze ravvicinate. Fatemelo sapere sotto in descrizione, ditemi quello che ne pensate, noi ci vediamo naturalmente al prossimo video, ciao a tutti.